nuovo video, un video tag che si chiama Le 20 domande su Sailor Moon. Allora, io stavo cercando un tag da fare, non l'ho visto su YouTube, ma ho visto tutte le domande scritte su Google, insomma, su internet ho scritto tag, mi è comparso fuori questo, l'ho voluto fare perché comunque sono amante di Sailor Moon, vi dirò che è quasi il mio cartone preferito degli anni 80, insomma, dei miei anni. E quindi ho scelto questo perché l'ho voluto fare. Allora, cominciamo subito, quindi non so chi l'ha ideato, non so chi l'ha fatto perché, ripeto, l'ho visto su internet, quindi non lo so. Allora, cominciamo subito. Prima domanda. Da quanto tempo sei fan di Sailor Moon? Praticamente da sempre, da quando hanno cominciato a fare il cartone, mi è subito piaciuto, ovviamente, e quindi sono fan da sempre, da quando è nato, diciamo, Sailor Moon fino ad oggi, sempre sono stata sempre una loro grande fan, insomma, di questo cartone. Seconda domanda. Qual è il tuo personaggio preferito? Tutti. Mi piacciono tutti, tutti, tutti. No, vabbè, è difficile da dire perché comunque a me piacciono proprio tutti i personaggi, anche quelli cattivi mi piacciono moltissimo, quindi non ve lo so dire. Per quanto riguarda le Sailor, non so se lo diceva anche un'altra domanda, aspettate. No, casomai delle Sailor, quella che... Oddio, è difficile perché ragazzi, a me delle Sailor, a me mi piacciono tutte loro. Porca miseria. Però la mia preferita, diciamo, insomma, dai, come personaggio che mi piace di più, che è il mio preferito, che io non me ce lo vedo, però che vorrei essere, è Jupiter, la Sailor Jupiter, quella che spara il fulmine, perché bella ragazza, alta, capelli lunghi, questa coda, forte come donna e come ragazza, quindi mi piace veramente molto, mi piacerebbe essere proprio come lei. E poi c'è anche Mars che mi attira molto. E proprio Bunny, insomma, Sailor Moon, vabbè. Comunque piacere tutti, però quella che mi piace di più è Jupiter. Terza domanda. Qual è la tua serie preferita? Tutte. Qui su queste domande vi dico tutto, vi dico tutte. Qualsiasi cosa mi dice quanto preferito, tutto, purtroppo. È così, quando sei amante di un cartone animato, che non c'è niente che odi, che non ti piace veramente di tutte e di più. Come serie no, mi piacciono tutte, anche quando... Quella serie, beh, la serie mia preferita quando viene, non mi ricordo però come si chiama, la figlia di Sailor Moon, diciamo, quella con i capelli rosa, adesso non mi viene il nome, catrota, c'ho da buttare lingua, mi viene, va bene. Quindi quella serie lì, quando subentra nel cartone, era Toria la fiola di Sailor Moon, no? Quindi lei, quindi c'è quella serie lì, è la mia preferita. Quarta domanda. Cosa ti piace di Sailor Moon? Tutto. Sailor Moon, adesso non so se intende Sailor Moon proprio in sé per sé il cartone o Sailor Moon proprio la guerriera, Bunny, insomma. Comunque, cioè, in tutti e due i casi comunque mi piace tutto, ragazzi. Cosa mi piace? È un bellissimo cartone. Poi è una cosa, è anche simpatico, fa vedere Bunny che fa la stupidotta, no? È simpaticissima, quindi comunque che poi si mette con quell'altra, cioè... Vabbè, insomma, tutto in generale mi piace tutto. Quinta domanda. Cosa ne pensi del manga? Allora, gli anime e manga, insomma, in sé per sé, a me sinceramente non è che ce vado matta. Però con questa qui di Sailor Moon, proprio come manga, è spettacolare proprio. Sesta domanda. È più bello l'anime o il manga? Ecco, non vi ripeto, non lo so, perché non... Cioè, a sto punto mi piace... Se devo scegliere manga, scelgo il manga. Però comunque non è che sono appassionata di tanto di anime e manga, però comunque come cartoni, tipo come Sailor Moon, sì. Settima domanda. Secondo te hanno fatto un buon lavoro per quanto riguarda la colonna sonora? Sì, moltissimo, mi piacciono tutte le colonne sonore che hanno fatto, stupendissime. Ottava domanda. C'è qualcosa che non ti piace o ti dà fastidio di Sailor Moon? No. Adesso su due piedi non ve lo so dire, però penso di no, che non c'è niente, mi piace veramente tutto. Nona domanda: che ne pensi della traduzione italiana per quanto riguarda le tecniche d'attacco, le trasformazioni, i nomi, eccetera? Cioè, sono stati fantastici e favolosi e mi piace veramente tanto. Hanno fatto una bella traduzione in italiano dei Sailor Moon e... Scusate, mi piace tanto, mi piace tutto tanto. Decima domanda. Ti hanno dato fastidio le censure dell'anime nella versione italiana? Non lo so perché io neanche sapevo che potevano esistere delle censure nei cartoni.
Dopo, sì, all'inizio, adesso sì, lo so che ci sono le censure. No, se vede che alcune cose non le potevano far vedere, non lo so, però io dico, se fai in cartoni e dopo devi levare qualche pezzo, come te fa quel pezzo? Poi seppure se sono sbagliati facendo così, o poi seppure lo mettere, però lo può far vedere su un altro paese in Italia, non si può vedere perché è un po', poi se c'è qualche scena hot, che cacchio ne so, non lo so, però non me ne frega nel senso, ecco. Undicesima domanda, giusto? Sì. Ti piacciono i film e i cortometraggi di Sailor Moon? Sì. Dodicesima domanda. Ho scritto io, non so cosa ho scritto, eh. Ah, scusate. Possedevi i giocattoli di Sailor Moon da bambina? Sì, possedevo il cuore, quello che lei all'inizio aveva qui, all'inizio aveva quello rotondo, mi pare. Il cuore che si apriva, no? Che faceva col dito così e partiva la melodia per sconfiggere il mostro. E, no, non è vero, quello lì era per trasformarsi, scusa. C'avevo quello, c'avevo il bastone, quello lì con la luna, adesso non ricordo come si chiama, quello era per sconfiggere il mostro, c'avevo questi due oggetti, sì. Tredicesima domanda, qual è il più bel ricordo legato alla serie di Sailor Moon? Tutto. Ogni volta che riguardo, poi se mi capita di vedere una puntata di Sailor Moon, che ne so, oppure quando lo vedi su Facebook c'è il link di Sailor Moon, bellissimi anni 80, pure voi degli anni 80, 90, quello che è. Cioè, comunque ti senti in affitto al cuore perché comunque pensi, cazzo, quanto sono cresciuta, no? Ai tempi miei era tutto diverso, era bellissimo e i cartoni erano molto più belli confronti a quelli che ci sono adesso. Però dopo ovviamente sono sempre gusti e quindi ricordo tutto, tutto del cartone, tutto delle serie, tutto. Quattordicesima domanda. I tuoi gusti sono cambiati nei confronti di Sailor Moon rispetto alla tua infanzia? No, per niente, sono sempre lì, non sono cambiata. I gusti sempre quelli. Quindicesima domanda. Cosa pensi del reboot dell'anime di Sailor Moon? Ti piace il fatto che sia una tradizione? Che sia una riedizione uguale al manga? Allora, la domanda cosa pensi del reboot dell'anime di Sailor Moon? Non so cos'è il reboot, scusate l'ignoranza, ma l'ignoranza non so cos'è. Fatto della riedizione uguale al manga, forse penso si riferisce che hanno fatto un Sailor Moon uguale tra virgolette al manga proprio, non lo so, boh, però comunque te mi piace, cioè nel senso, non lo so, non so rispondere a queste due domande. Sedicesima domanda, quale personaggio ti assomiglia di più? Non mi assomiglia purtroppo nessuno, come vi ho detto mi piacerebbe essere tipo come Jupiter. Diciassettesima domanda, qual è il tuo attacco preferito? Però allora, a me piacerebbe essere come Jupiter, però come attacco preferito mi piace molto quello lì di Mars, che manda, che sta così, no? Che manda sto biglietto qui, che lo mette dentro la fronte, no? Il fuoco, poi quando tira il fuoco lì, quello è il mio attacco preferito. Però comunque piacciono tutti, eh. Poi, e la tua trasformazione? Sempre la diciassettesima domanda. La trasformazione poi alla fine sono tutte uguali, comunque fanno così con la mano, sì, c'è anche qualcosa di diverso, per carità, proprio meno quello, no, la trasformazione non c'ho una particolare, mi piacciono tutte. Diciottesima domanda, ti piace di più la coppia Bunny e Marzio o Bunny e Seiya? Non so se pronuncia così, no, Bunny e Marzio per sempre, Marzio è il mio preferito, cioè, del de personaggio maschile, quindi Bunny e Marzio forever per sempre. Diciannovesima domanda, quale tra le cinque sigle italiane preferisci? Molto la prima, mi piace anche quell'altra, anche con colonne sonore e tutto, vabbè. Però come sigla, no, la prima che hanno fatto proprio di Sailor Moon, perché ti ricorda proprio all'inizio, quando è iniziato, quindi la parte più bella secondo me, quindi la prima sigla è quella che mi è piaciuta di più. Ultima domanda, la ventesima, qual è il personaggio che odi di più? Ecco, non odio nessuno, nel ricordo anche i cattivi, mi piace veramente tanto. E ripeto, sto cartone per me, infatti mi volevo fare il tatuaggio di Sailor Moon quando sarà, che tanto mi tocca fare una volta l'anno, e mi volevo fare il tatuaggio di Sailor Moon, adesso vediamo, però ovviamente già prima di Sailor Moon già ho altri tatuaggi in programma da fare, quindi Sailor Moon andrà molto più in là quando ci avrò 80 anni quasi. No, vabbè, adesso vediamo. E vabbè, se comincio a lavorare, che trovo un lavoretto, aprirai subito, vado a fare i tatuaggi io, prima roba è quella. E, però vi dico, non odio nessuno perché mi piace veramente tanto quel cartone, piace i cattivi, non cattivi, quelli anche un attimo che cioè quelli le comparse che vanno via, cioè, mi piace tutto. Sono matta proprio per Sailor Moon. Allora, niente, ragazzi, spero che questo video tag vi sia piaciuto.
Io come sempre sotto l'info box vi metterò le domande sperando di fare... Sì, ce la faccio, no, niente, una cosa mia, niente. No, scusate, no, perché di solito quando devo fare un video tag, non so, che lo vedo su YouTube, non ci sono le domande su alcuni, quindi mi tocca sbrigarmi a scrivere prima che il video si carica su YouTube. E invece qui basta che lo vedo del PC, lo faccio copia e incolla, quindi vi metto le domande direttamente sotto l'info box. Quindi, come sempre, ve le metterò sotto l'info box. Io taggo a tutti, come sempre. Quindi siete liberissimi di fare questo tag. Sotto nei commenti, non so, fatemi sapere se qualcuno di voi ha qualche pensiero mio. A parte qualche pensiero mio, ho detto sempre sotto tag, se avete domande, ho detto sempre piace tutto, però vabbè, purtroppo che lo fai così. Comunque, niente, spero che vi sia piaciuto. Se è stato così spolliciato questo video, mi raccomando. E niente, io vi lascio, ci vediamo presto al prossimo video. Un bacio. Ciao!